di Maria Teresa Canessa si è un po' accesa una luce su questo tema. Oggi ne parliamo anche con Rosella Sensi, che anche lei è una donna che vive in un mondo di uomini, che è quello del calcio. È stata vicepresidente della Roma, vicepresidente della Lega di... Presidente della Roma, Presidente della Roma, perdono, anche vicepresidente presidente. della Lega di Serie A. È stata anche, è molto rimpianta da molti romanisti, tra l'altro, e adesso è a capo del Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, che poi non sono tanto dilettanti, però queste calciatrici, poi ci arriviamo perché abbiamo un bel servizio su di loro, però insomma non sono così tanto dilettanti queste calciatrici. Non sono professioniste, ma veramente si comportano da tali perché fanno grandissimi sacrifici. Ti piacciono le donne poliziotto? Pensi che abbia Molto. ragione quella poliziotta quando dice noi donne abbiamo un buon senso in alcuni casi che ci fa trovare le soluzioni più È giuste? assolutamente vero, cioè quell'intuito, quel momento in cui le donne sanno risolvere i problemi in un istante, in un momento, per cui il buon senso delle donne molte volte porta delle soluzioni in quell'attimo che molte volte gli uomini non hanno. Annalisa Chirico, bisognerebbe mettere un po' di donne a capo dei tribunali? Ma quest'anno il L'idea? numero delle donne rispetto agli uomini nella magistratura è Ci sono. aumentato. Sì, Le donne abbiamo visto che hanno avuto ormai. diritto di accesso alla magistratura nel 63, quindi anche dopo rispetto agli uomini, quest'anno c'è stato il grande cambiamento. Io sono Quindi sì, pazzo. possiamo. Io, fra l'altro, della giudice donna tendo, non lo so, ad avere più fiducia, però se tu mi dicessi di salire su un aereo guidato da una donna, io ho un blocco sul pilota donna. Non lo so perché, ci sono. È una reazione emotiva. Quando le donne sono entrate in magistratura c'era il timore che diventasse la classica seconda professione familiare, il marito che fa un lavoro serio, la moglie che prima insegnava adesso fa la Pensa che me magistrata. l'aveva raccontato Giulia Buongiorno questa cosa, il padre diceva devi Allora, fare il magistrato perché così torni a casa il ha pomeriggio, questa era la dimostrato cosa. esattamente il contrario, perché danno notevolissimi punti agli uomini nel fare le magistrate. Io Infatti. se dovessi, se dovessi, non so se devo usare condizionale o congiuntivo futuro, essere giudicato, francamente preferirei essere giudicato da una donna. E anche nell'ambito dell'attività organizzativa dei tribunali, da quel poco di esperienza che ho avuto, ho trovato molta più capacità organizzativa e concretezza nelle donne, questo va detto, nell'ambito dei tribunali, qualche Commesso alla volta porta negli aperta, uomini. Nick. Voglio farvi vedere Maria Teresa Canessa come ha spiegato quel suo gesto, quel levarsi il casco che ha istantaneamente cambiato il clima di una manifestazione difficile. Sentiamolo un momento e poi sentiamo il vostro parere. La stretta di mano con un operaio che avevo davanti è stata una cosa molto, molto naturale che è giunta dopo diverse ore di tensione. E è arrivata semplicemente perché notando, comunque percependo un alleggerimento di questa tensione, alcuni agenti si sono sfilati le maschere antigas e per me è giunto istintivo togliermi il casco. Così l'operaio manifestante si è avvicinato e mi ha teso una mano che ovviamente ho accettato e ho ricambiato il gesto molto, molto umano. Antonello, perché quel gesto ha avuto un effetto così dirompente? Perché era umano. In una società disumana, ogni gesto che abbia un minimo di umanità viene visto come un'azione straordinaria. E in una società maschilista, ogni donna che fa il suo dovere, però ci sono tante donne trasformiste, tante donne che come al pari degli uomini che fanno male il loro lavoro, tante magistrate che si sposano con gli avvocati, o tante magistrati che prendono moglie come avvocatesse e fanno una comunione dei beni tra tribunale, oppure tante poliziotte che non lavorano bene. Perché? Perché dobbiamo questa retorica della quota rosa? La No, politica è d'accordo. stata influenzata negativamente un sacco, e ahimè, il ventennio Certo. berlusconiano ci ha fatto raccontare quello che non avremmo dovuto vedere. Il grande lettone del potere, che è la cosa più vergognosa, alla qualcosa le donne non selezionate al pari degli uomini, con un criterio. Sì, Meritocratico, però anche ci perché sono quando vengono accaduti selezionati come soprattutto sulle meritocratico se la donne, cavano diciamo sulla benissimo, verità. come è Ci sono accaduto in accaduti Pascuola. Quando io soprattutto comunque sulle sciacquo sento il parere donne, anche di Rosella vergognoso. Sensi su questa tema delle quote rosa, mi interessa. Signore,
iniziato con il femminile a 17 anni. Quanti giorni a settimana ti alleni? Ci alleniamo 4 giorni a settimana e più la partita il sabato. Lei è Vanessa, capitano della RES Roma, squadra femminile in Serie A. Vanessa ha segnato più di 300 gol da quando la maglia del RES a giugno ha avuto un figlio che, nemmeno a dirlo, ha chiamato come il suo idolo. Francesco, come il capitano della Roma, Francesco Totti. Calciatrice e mamma, in barba coi pregiudizi che vogliono la donna su un campo da calcio lontana da qualsiasi forma di femminilità. Da donna calciatrice, come concili questo con una maternità? Fino a 3 mesi ho comunque giocato a calcio facendo partite e ho ripreso 2 settimane dopo il parto. Perché secondo te ci sono ancora così tanti pregiudizi sulle donne che giocano a calcio in Italia? Molti dicono il calcio femminile, tutte lesbiche. Nei mesi scorsi era scoppiata la polemica dopo alcune dichiarazioni shock del presidente della Lega Nazionale dei Dilettanti Belloli, che sul calcio femminile aveva detto basta con queste 4 lesbiche. Ti senti femminile o più mascolina? Si sente tanto un po' più mascolina, però ognuno ha la sua femminilità a modo suo e io ce l'ho a modo mio. E fuori casa tu come vesti? In tuta o hai un tacco spillo e una gonna, una minigonna? No, il tacco spillo non lo posso mettere anche perché i piedi e le ginocchia sono andate. Mai capitato che di un fidanzato che fosse geloso del calcio, che non amasse il tuo modo di vestire? Spesso è più dalle ragazze che dai ragazzi, un po' di atteggiamento di distacco. Ti senti discriminata come donna nel calcio? Quando vede mio fratello, sì, molto. Suo fratello era già Nainggolan, centrocampista di Serie A in forza alla Roma. Lui della sua passione ne ha fatto una professione, ma per le donne non è così. Anche se giocano in Serie A, non esiste la qualifica di professioniste e lo sport non può diventare un lavoro, anche se ci si allena tutti i giorni tra mille sacrifici. È una passione, a volte la definisco una malattia. Mio padre non era contento di questa cosa. Che ti dicevano? Vabbè, prima o poi smetterai di fare una famiglia e cercherai l'uomo, poi io sono siciliana, quindi è ancora peggio. La famiglia, tema spinoso di questi tempi, tra i luoghi comuni c'è quello che il campo da calcio e la maternità siano due cose inconciliabili, eppure, a sentire queste sportive... A te piacerebbe avere un figlio? Sì, assolutamente. Ti sei sentita una mamma in panchina? No, mai, mi hanno sempre trattato come il capitano. Come ti vedi tra 10 anni con tuo figlio? In campo comunque, desidererei fare dei scambi col pallone con mio figlio. Allora, Rosella Sensi, perché non può diventare professionista, non può essere un lavoro per le donne il calcio? Allora, c'è da puntualizzare che in Italia gli sport professionisti sono, da praticare da professionisti sono 5. Federica Pellegrini non è una professionista, quindi dobbiamo anche puntualizzare questo. Detto ciò, prima ancora di affrontare il discorso dei professionisti, noi dobbiamo fare quello che stiamo facendo come federazione e come Lega Dilettante, ossia cercare di far diventare questo calcio femminile quello che merita, ossia diffonderlo il più possibile e far sì che le donne possano praticare senza pregiudizi questo sport, come dimostra l'interesse delle donne verso il calcio, perché la mia esperienza di presidente ha dimostrato che una ricerca di mercato. E la cosa l'ha detto quella ragazza, no? Queste 4 lesbiche, cioè l'idea che chi giochi a calcio sia mascolina non possa avere una femminilità è abbastanza folle, no? È abbastanza folle, lo dimostra anche il fatto che chi conosce queste ragazze vede che ci sono delle ragazze molto femminili. Noi abbiamo la prima Miss dell'anno di Miss Italia che è una calciatrice, ci sono delle ragazze molto... praticare lo sport, lo dicono anche dei medici, non calcio, praticare il calcio non deforma e non fa perdere la femminilità, quindi questi sono pregiudizi, anche ignoranza, soprattutto ignoranza, e quindi non credo che questo porti a molto se non parlarne e conoscere, perché l'ignoranza purtroppo crea questi dubbi. È uno sport come tanti, ma soprattutto uno sport che crea aggregazione. Poi bisogna sapere anche che fino a 14 anni questo sport si può praticare nelle scuole, si può praticare in maniera mista, quindi anche un buon modo per far capire maschi e femmine. Infatti sotto questo punto di vista c'è anche un coinvolgimento che stiamo portando avanti come federazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, proprio per far sì che questo sport possa essere praticato nelle scuole con i bambini, tra ragazzi e ragazze, in maniera più costante. Questo secondo me è un segnale molto importante per dare la possibilità alle ragazze, alle bambine, soprattutto alle mamme, di non spaventarsi e
e di far praticare lo sport in maniera più spontanea, soprattutto alle famiglie che hanno meno possibilità. E la farebbe fare calcio sua figlia, migliore? A voglia. È troppo femminile per la mia, penso a rugby. troppo femminile. No, ma invece io quello che voglio dire è un'altra cosa, perché è vero che bisogna promuovere, c'è bisogno anche delle istituzioni, ma qui il problema principale, secondo me, è la televisione, nel senso che i diritti televisivi, che sono in questo momento la stragrande maggioranza dei bilanci, che sono dentro lo sport, quelli che assorbe il calcio maschile professionistico, credo saranno nell'ordine del 95-96% del totale di tutto il finanziamento che viene dato, femminili, maschili. Ci sono degli sport che non esistono rispetto, per esempio, alla possibilità di promuovere la partecipazione. Ma è una cosa molto interessante, Rosella, no? Lea Pellegrini, che forse è la sportiva più nota nel mondo, del nostro paese, ma è una professionista. Ma quello non è neanche un problema in sé. Il problema è che non ci sono gli impianti sportivi, che non ci sono le piscine dappertutto, che non ci sono i campi di calcio, di pallavolo, di pallacanestro. E questo onestamente dipende anche dal fatto che le società sono molto meno potenti, o no? In questo senso devo dire che la federazione ha intrapreso dei percorsi dallo scorso anno, creando dei centri di formazione territoriale per questi giovani, quindi si è iniziato un percorso, anche se in ritardo, per quanto riguarda il calcio femminile, ma si è iniziato proprio per quello che stava dicendo, ossia per garantire ai giovani questa formazione in maniera anche molto professionale, ossia formati da tecnici e da persone che lo fanno in maniera professionale. Quindi quello che non si riusciva a trovare negli oratori, nelle scuole, si sta già trovando nei centri sportivi. Il governo nell'ultima legge di stabilità ha stanziato 100 milioni di euro che verranno gestiti per fare i campi in periferia, per dare delle infrastrutture. Andiamo al tema della maternità, gli sport minori sopravvivono grazie allo Stato, quelle ragazze hanno detto fare un figlio facendo le cacciatrici, in realtà il tema di fare figli e lavorare è un grande tema per questo paese. Io mi sto occupando molto di madri, lo sapete, lunedì sera tra l'altro vi ricordo che faremo il nostro speciale sulle madri. Ho la sensazione che se per tanti secoli era in qualche modo la madre che uccideva la donna, no? Prendeva il sopravvento, troppo spesso oggi succede il contrario: le donne, per poter fare la loro vita, la loro carriera, poter seguire i loro desideri, le loro ambizioni, rinunciano ad essere madri. Questo è un tema importante nel nostro paese, ci riguarda tutti, non solo noi donne. Vediamo questa storia di una mamma a partita IVA, e perché è così difficile per le giovani donne italiane pensare a fare un figlio? Secondo me è un'ipocrisia che talvolta anche noi donne ci raccontiamo: se vuoi dedicarti a livelli importanti alla tua carriera, rinuncerai in parte al tuo rapporto filiale col figlio. Non per questo sei una donna di serie B, è una scelta volontaria. Rosella, che ne pensi di questo ragionamento che ho fatto a Annalisa? No, è sicuramente vero, non ci sono dubbi. Tu quanti figli hai? Io ne ho due, li ho avuti, la prima l'ho avuta mentre facevo il presidente della Roma. Posizione abbastanza esposta, eppure avendo dei problemi ero presente fino all'ultimo. Io ricordo che avevo appena partorito e mi ho detto: mi dispiace, anche se hai partorito non ti puoi esimere dall'affrontare dei problemi e da firmare. È venuto il mio direttore sportivo in ospedale con un blocco di firme, così. Questo è una battuta, però le donne, se vogliono ricoprire determinati ruoli, devono temperare ad entrambe le cose, non c'è dubbio. Allora, io penso questo, che quello che dite voi naturalmente è verissimo, ed è verissimo che noi madri abbiamo un tema, che è quello di sentirci sempre in colpa da qualche parte. Se torniamo a casa prima ci sembra che non siamo stati abbastanza al lavoro, se stiamo invece più al lavoro ci sembra di essere delle pessime madri. Dopodiché attorno a noi ci deve essere una rete di aiuti, che deve essere dello Stato, come diceva Annalisa, di asili nido, deve essere del nostro padre. Cosa tu ne pensi, Antonello? Dammi una mano, fai quel femminista, ti prego. No, tu il principio della nostra disponibilità. C'è bisogno che è il maschio? No, c'è bisogno di capire, forse, che per una donna ragione che madre natura ha voluto che la donna partorisca, e che quella è una pietra preziosa, è una scelta, è una condivisione, è anche una responsabilità. Il tempo, anche qui, è limitato il nostro tempo, come
come dire, la dimensione della nostra vita, non possiamo fare 30 cose, non dobbiamo giudicare, a parte che sono giustissime le vostre osservazioni, lo Stato deve fare quello che deve fare. Se la società è maschilista, evidentemente ne fa di meno, perché evidentemente di meno si ha questa percezione. Ma chiediamoci cosa e chi votano le donne. C'è una letteratura vastissima che posso riferire e che contraddice però l'impegno personale, sembra in antitesi. E cioè le scelte femminili sono le scelte più maschiliste verso persone che invece affettano la donna e la chiudono in cucina. Perché accade? Cioè, temo che sia più problematica. Come riesce a riportare tutto in politica, però mi scoprire. No, in politica. Perché l'asilo nido chi lo sceglie? Se non il sindaco la giunta. L'asilo nido quanto conta nella vita di una madre? Molto. È una battuta migliore, politica devo andare. Conta anche adesso, tanto io ad esempio se ti dico la marca del pannolino che aveva il figlio della signora, ti so dire la marca, perché si occupa dei figli, ma penso che anche adesso forse gli uomini di adesso se ne occupano di più di quelli di una volta. Mio padre il pannolino non l'aveva mai visto, a noi quella nostra generazione c'era il pannolino perché ne conoscevano verso i figli e nell'aiuto alla moglie se ne fascio, voleva dire qualcosa migliore, una battuta per uno migliore, prego di essere veloce, bisogna sempre partire da un principio che è quello dell'autodeterminazione delle donne. Quindi io per esempio penso che quando abbiamo fatto la legge che per queste situazioni qui impediva le dimissioni in bianco, che era stata abolita da Berlusconi e noi l'abbiamo reintrodotta con Fitti di Salvo, abbiamo fatto quella una scelta sacrosanto dal punto di vista della legge dello Stato. Perché nessuno. Professore, le chiedo scusa, devo andare in pubblicità e devo anche dire una cosa ai nostri telespettatori, che stasera la direttiva raddoppia, perché saremo qui con una cosa speciale sulle madri, continueremo a parlare di questi temi, continueremo a parlare di quel miracolo che è la gravidanza e la nascita, anche nella chiave del dibattito di questi ultimi tempi, no? Su cosa potrebbe diventare una madre, come sta cambiando, no? Nella società che raccontiamo tutti i giorni il ruolo della madre. E poi ci saranno dei figli che raccontano la loro madri amatissime, Nicky Vendola, uno fra tutti, che ci racconterà del suo rapporto miscerale con sua madre. Abbiamo molti ospiti, molti ragionamenti, molte sorprese e molte emozioni. Io adesso vi lascio invece con un filmato impressionante, secondo me, nel senso che è il racconto delle mamme di San Giuliano di Puglia, quella scuola dove morire